Ma direi un po' tutto di quello che hai detto, nel senso che questa era sulla carta la seconda partita in cui avevamo l'obbligo di vincere sulla carta, quella di Livorno 15 giorni, 10 giorni fa e quella di questa sera. Con la piccola differenza che stasera avevamo di fronte comunque una squadra che secondo me è una squadra che ha meno punti di quanto meriti, perché è una buona squadra, c'è una buona organizzazione, c'è alcuni buoni giocatori per la categoria. Di positivo ci sono i 3 punti, di positivo c'è l'approccio della squadra a fare calcio, perché abbiamo fatto alcune cose con un buon raziocinio tattico. Di positivo c'è che ha esordito Cerci, che aveva voglia di dare una mano alla squadra e la squadra ha capito che Cerci aveva bisogno della squadra per poter dare qualche cosa, che è stato un bel connubio. Chiaramente è solo l'inizio, perché Cerci può fare di più, ma deve continuare a lavorare. Abbiamo anticipato un po' i tempi perché sulla carta avrei voluto dare ancora 15 giorni. Quindi poi, vedendo che c'era il problema di Giannetta, a quel punto lì allora tanto vale era anticipare i tempi, l'abbiamo anticipato. Di positivo c'era questo, di negativo, però un negativo facilmente eliminabile, questo mi toglie un po' di stress, tra virgolette naturalmente, che è quello che il 90% delle situazioni imbarazzanti che abbiamo avuto l'abbiamo date noi, con passaggi nostri, quindi nel primo, anche al 90° ci abbiamo provato, quindi voglio dire. Ma è facilmente, queste sono cose facilmente eliminabili. Basta pensare all'azione del rigore che ha dell'incredibile, cioè palla nei piedi a noi, la va in fallo laterale, stiamo a parlare mentre bacia, non, cose che a livello. Ma non lo so, sinceramente non parlo, ancora parliamo di rigori, ho sentito che si lamentavano, è strano, io non mi ricordo che si fossero lamentati a Venezia quando ci hanno annullato un gol regolare e hanno vinto con un gol in fuorigioco, cioè, quindi non parlo mai, non ho parlato a Venezia, non parlo neanche adesso, perché se no mi dicono che su Gondò c'era rigore, gli ha tirato la maglia lunga a mezzo me, ma sono. Una volta che è finita, poi alla fine facciamo il computo, a noi ci mancano un bel po' di punti e questi non ce li ridà nessuno, finché non ci sarà la VAR dobbiamo accettare purtroppo in positivo e negativo. Ma il dato di fatto è che stavo dicendo che gli errori che noi abbiamo fatto sono nella stragrande maggioranza facilmente eliminabili, però di positivo c'era lo spirito di una squadra. Uno spirito di una squadra che voleva fare i punti, aveva voglia di vincere, ci ha provato fino alla fine. Bisogna dire grazie a Mikai naturalmente, perché come ho detto ai colleghi prima, la parata al suo rigore non è solo un gol non subito, ma è una scarica di adrenalina per tutta la squadra che poi puntualmente ha raddoppiato. Potevamo anche triplicare, perché quella di Alu mi sembrava una palla non difficilissima. Però detto questo, la riflessione che facevo per concludere, così rispondo praticamente a tutte le domande che evito esatto, è che quando siamo partiti con degli obiettivi, avevamo una squadra, seconda squadra più giovane del campionato, era quella di far crescere i giovani, sapendo che i giovani non è una crescita esponenziale tutte le settimane, ma soprattutto ogni tanto hanno delle pause, bisogna saperle aspettare. Avevamo l'obiettivo di dare un'immagine e dare una cultura del lavoro, un modo di essere totalmente diverso rispetto al passato, e direi che anche questo siamo sulla buona strada. E poi c'era quello di provare a fare anche qualche punto. Oggi mi dicono che abbiamo 4 punti in più rispetto alla finale di campionato scorso e mancano ancora 13 partite, quindi è evidente che qualcosa di buono questo gruppo ha fatto e sta facendo, ma è chiaro che abbiamo appena fatto l'elenco delle cose di cui dobbiamo migliorare, quindi dobbiamo ancora lavorare. Però, ripeto, è un gruppo che ha voglia di migliorarsi, quindi credo che come adesso siamo una squadra diversa rispetto a 3 mesi fa, fra 2 mesi saremo migliori di adesso. Ma è evidente che
È evidente che c'è qualcosa che non va, no, sotto questo aspetto. È abbastanza evidente, perché se oggi mi dicono, mentre passavo lì fuori, parlavano di secondo posto, parlavano di Serie A, io non mi ricordo una sola persona, né qui presente né fuori, che ha mai parlato di Serie A quando sono arrivato. Io mi ricordo tutti i capi tifosi che sono venuti a San Gregorio Magno, che mi dicevano: noi non vogliamo niente di che, vogliamo semplicemente ritrovare la voglia di vedere giocatori che onorano la maglia, di giocatori che si impegnano dal primo al novantesimo, giocatori che giochino per la Salernitana, eccetera, eccetera. Queste erano le cose che mi dicevano tutti i giorni che venivano. Direi che questo spiega perché ci sono dei presupposti non corretti, quindi sentivo il coro, lo Tito, eccetera, quindi è evidente che in questo caso la squadra non c'entra assolutamente niente, stiamo parlando di due situazioni completamente diverse, quindi finché non ci sarà un chiarimento definitivo, io credo che è un peccato perché non si può. Il lavoro viene fatto non solo per l'ambizione personale, ma va fatto per vivere in simbiosi. Non si può fare calcio senza pubblico, non si può fare a Salerno, non si può pensare di fare calcio senza la Recchi così vuoto, insomma, non è obiettivamente. E vuol dire che se riusciamo a continuare così, cosa io non lo so se riusciremo o meno, perché ripeto, partendo da una frase che ho già detto un miliardo di volte, io parto dal presupposto che il risultato è sempre figlio, è una conseguenza di quello che fai e di quello che sei. Vediamo di migliorare quello che facciamo e quello che siamo e poi vediamo dove saremo. Può darsi che magari se faremo una finale, andiamo ai playoff e arriviamo, magari arriveranno, io questo non lo so. Può darsi anche di no, perché magari contesta, io questo non ci posso fare assolutamente niente. Dico solo che questo è un gruppo che sta lavorando per la Salernitana, questo sì. Ma l'ho già detto la settimana scorsa, io credo che per parlare di questo devi sapere la verità, devi sapere come stanno le cose, se no parliamo a vanvera. Io parto dal presupposto che se tu decidi di fare gli stadi a porte chiuse, fai tutti gli stadi a porte chiuse. Se tu decidi di sospendere il campionato, sospendi tutte le partite del campionato. Questa è la mia opinione. Perché non ha senso che Ascoli-Chievo non viene fatta perché giocano contro il Chievo e noi giochiamo contro Venezia, è uguale, è lo stesso problema. Quindi c'è un po' di confusione, ma la confusione deriva sempre dalla non conoscenza. Quindi è inutile che facciamo commenti e te, bisogna prima sapere come stanno realmente le cose e poi in base a quello uno potrebbe esprimere un'opinione. Non mi permetto di esprimerla perché ho la certezza assoluta di non sapere come stanno realmente le cose. Darsi che Cerci ormai non cammini neppure, quindi non lo posso sapere. Cerci ha solo fatto alcune cose, niente di straordinario, conoscendo Cerci può fare molto di più, deve continuare a lavorare. È passato quel fuoco per insegnare il pubblico, no? Sì, ma io non sono il pubblico, io lo vedo con un occhio diverso, quindi. Perciò l'hai chiesto. Ti sto rispondendo. Cioè, vuol dire, credo che debba continuare a lavorare, mettere dentro forza esplosiva, perché lui vive di questo e senza questo fa fatica. È stato la cosa più positiva di Cerci, che è entrato con lo spirito, non doveva neanche giocare, lo dico, avevo provato Giannetti perché secondo me per determinate cose poteva servire, ma quando poi non ho avuto la certezza della salute, della convinzione del giocatore, allora ho virato immediatamente su Cerci, perché secondo me ci volevano ancora una decina, 15 giorni, avevo preventivato. Abbiamo...